Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra carriera allenatore con il Bari. E oggi ragazzi, come vi avevo promesso, vi porto un episodio di review della rosa e della squadra. Allora, vi faccio vedere un po' tutto, ci vedremo la classifica, tutto live. Penso che non farò manco un taglio per questo episodio particolarissimo. Ovviamente ragazzi, massimo supporto, un bel mi piace, una bella iscrizione al canale. E mi raccomando, a seguire questa carriera fino alla fine. La sto gestendo in maniera particolare, come avete visto. Vabbè, se vedete, se mi vedete vestito come allo scorso episodio, perché lo sto registrando subito dopo, non avendo molto tempo con l'università, ormai ve l'ho già detto. Gli episodi ve li ricordo lunedì, mercoledì e venerdì alle 14:30, come vedete dalla grafica, mi raccomando. Quindi ragazzi, allora, dobbiamo vedere un po' questa rosa, già pensare poi al mercato di gennaio, vedere come muoverci, anche se ci devono arrivare comunque offerte. Allora, andiamo per posizioni e valutiamo mano a mano. Allora, Mikai sta giocando benissimo, è lui il titolare, infatti ruolo cruciale, è il titolare, forma ok e morale ok, quindi va benissimo. De Lucia è una promessa che non lo so fino a che punto terremo, però non si lamenta, il morale è buono, la forma anche va bene, è una promessa, quindi siamo a posto. Berardi, anche lui ha un buon morale, essendo sporadico posso farlo giocare di meno, come avete visto, sta salendo, è salito di 1 e quindi direi che anche come forma ci siamo, perfetto. Non vi ho fatto vedere se è salito Mikai e De Lucia di 1 e Mikai di 1, quindi bene la crescita dei portieri. Qualcosina in più me l'aspettavo da Mikai, ma vabbè, dai, ci può stare. Proseguiamo ragazzi con i difensori. Allora, Scalera è in prestito al Cittadella, la forma è veramente bassa, magari non sta giocando granché e il morale non è altissimo. Mi dispiace tantissimo perché questo è un giocatore che voglio comunque puntarci, perché 19 anni, l'anno prossimo magari vediamo di trovargli una squadra un po' meglio, oppure vediamo come gestirlo. Anderson, direi anche lui bene, 22 anni, è salito di 2, mentre Scalera non è proprio salito. Anderson è salito di 2, lo stiamo gestendo bene, 22 anni, un buon terzino tutto sommato. Se mi arriva sul 70 all'inizio della prossima stagione sarei molto molto contento, anche se è difficile. Poi Sabelli, felicissimo, molto felice, è salito anche di 1, 24 anni, lo sto facendo giocare praticamente sempre. Poi Masi, anche lui salito di 1, ritorno dal prestito. Bani, ragazzi, la mia scommessa, è salito di 3, è già un 70, 23 anni, preso dal Chievo 1.100.000, 70 di overall, forma ok, giocatore importante. Direi che questa è stata un'ottima scommessa, sta giocando benissimo lì in difesa. Poi abbiamo, avanziamo un po', Gionberg, che purtroppo è in prestito, è un giocatore formidabile, veramente mi piace tanto. Tonucci è scontento, sinceramente non so perché è così scontento, eppure io lo sto facendo giocare, gli ho fatto fare comunque 10 presenze come vedete, quindi è un po', mi dispiace un po', vi dico la verità, lo sto gestendo normalissimo, forse lo faccio giocare un po' di più, però è difficile togliere Gionber e Bani secondo me, però nei commenti magari ditemi se qualcosina posso fare con Tonucci. Poi vabbè, questi qui sono in prestito, Morleo al contratto in scadenza, ma veramente lo voglio mandare via, non so proprio che farmene. Delia sta giocando bene, gli ho fatto fare comunque le sue 9 partite, forse lo utilizzerò un pochettino di più, ora vedremo, ma purtroppo non cresce, ha già 28 anni. Cassani, lui è molto vecchio, 34 anni, però comunque dai, ce lo facciamo piacere, è sceso di 1 purtroppo, però alternato con Delia, poi penso che l'anno prossimo investiamo su un terzino sinistro, se non lo prendiamo dalla primavera, poi vediamo. Poi andiamo ai centrocampisti, Petriccione è salito di 1, gli ho fatto fare comunque 6 partite per un giocatore che ha un 63 di overall, sporadico come ruolo, io direi che ci siamo ed è anche molto felice. Molto felice anche Guidi, che è salito di 8, quindi ci mancano solo 2 overall per fare l'obiettivo. Ci tengo a questo giocatore perché comunque proviene dalla primavera e sicuramente gli ho fatto fare 12 partite, può dire la sua. Poi abbiamo Busellato, anche lui molto felice, mi aspettavo una crescita leggermente più rapida, però dai, può andare bene, gli ho fatto fare 8 partite. Poi abbiamo Marrone, lui praticamente c'è quasi sempre, vedete 17 presenze, Marrone peccato che è in prestito, ma è un giocatore formidabile. Poi Bascia è scontento come morale, però io l'ho fatto giocare abbastanza, 7 partite, lo sto facendo giocare un po' di più perché prima giocava a Guidi che avevamo l'obiettivo e quindi non è che potevamo fare i miracoli, però dai, lo faremo giocare molto di più, però c'hai 30 anni figlio mio, quindi non è che ti posso far giocare tantissimo.
Salzano è sul mercato, non l'ho praticamente mai fatto giocare solo una partita, non mi piace proprio come giocatore sinceramente. Ha un buon overall, 66, 26 anni ancora, però non mi dà in campo, in game, quello che voglio e quindi non è ancora il caso. Poi abbiamo Andrea Steglio che è in prestito, lo sto facendo comunque giocare ultimamente, però è in prestito, quindi non vado a valorizzare un giocatore che poi perdo l'anno prossimo sinceramente. Zanellato mi sta piacendo un sacco, gli ho fatto fare solo una presenza per il momento, però lo farò giocare molto di più. Non mi aspettavo fosse così forte e crescesse già così, già un più 2 subito è ottimo, però lo utilizzerò molto di più perché comunque come morale ci siamo. Poi Greco, anche lui è abbastanza felice, gli ho fatto fare ben 11 partite, molte volte è subentrato. Poi Martigno, vabbè, molto felice, non l'ho neanche venduto, ben 17 partite per lui, praticamente l'ha giocate quasi tutte, quindi direi ottimo giocatore. Poi abbiamo Furlan che è in prestito, Corlu devo farlo giocare di più, lo so ragazzi, è già salito di 2, solo 20 anni per lui, però come ruolo c'ha turnover, 2 partite e anche un assist, devo un po' regolarmi. Galano, per come sta giocando ragazzi, mi dispiace un po' che adesso lo mando via, 26 anni, 72, però passerà alla squadra Atalanta inizio mercato, vedete, però ho preso abbastanza soldi che comunque per le finanze del nostro Bari sono utili. Lì sulla destra c'ho per questa stagione comunque Brienza è in prota, quindi comunque poi, cioè, mi sentivo di darlo, però a questo punto non so fino a che punto avrei magari ritirato il prestito di Improta, anche se è fortissimo secondo me, e mi sarei andato a tenere Galano, però vabbè, le scelte sono scelte. Poi Improta, vabbè, ve l'ho già detto, alla fine è contento, 6 partite, tutto sommato ci siamo. Brienza, che vi devo dire, non è neanche sceso ancora nonostante abbia 38 anni, peccato che si ritira in questa stagione, al termine di questa stagione, però pazienza, cioè ragazzi, un giocatore che fa 16 presenze, 8 gol e 5 assist, favoloso. De Luca, ragazzi, me l'avete criticato non so in quanti, però io una partita gli ho fatto giocare, un gol. Come ruolo ci ha promessa, quindi non mi chiede di giocare, molto felice, più 2 di overall salito, 61, per me è ottimo. 19 anni solamente per lui, pagato anche abbastanza poco, non so perché me lo criticate sinceramente. Poi Kozak, il nostro bomberone, 13 partite, 7 gol, tanta roba, lui, anche lui felice. Floro Flores, morale normale. Certo, sto facendo giocare un po' da subentrato, lui vorrebbe incidere un po' di più magari, ha fatto 2 gol e 2 assist, però comunque a volte lo uso anche esterno, quindi ci sta. Nenè non mi piace assolutamente, però lo sto gestendo per non farlo stare scontento, gli ho fatto fare 4 partite ma non mi segna neanche con le mani ragazzi. Poi è sceso addirittura di 2, quindi capite bene un po' voi. Sissé, voi mi dite fate giocare Sissé, fai giocare Sissé ogni volta, ma ragazzi 3 partite non mi ha fatto niente, cioè ma veramente 0. Magari come media lì vedete 6,50, 6,80, 6,70, ma sinceramente non mi ha impressionato. Ecco, qua sono anche uscito come uno scemo. Vabbè, allora, gestiamo di nuovo qui tutta la rosa. Non so perché sono salito, ma vabbè. Allora, vediamo, eravamo arrivati a Sissé, Rajčević è in prestito. Jokolano, sto facendo giocare poco, lo so. Però 28 anni, 65 di overall, non ci sto puntando tantissimo. Magari nella realtà è un po' più forte, ma su FIFA non mi entusiasma particolarmente. In Coppa Italia ha giocato bene una partita, però tutto sommato non mi fa proprio impazzire. Piu, ragazzi, lo sapete, gli ho fatto fare 13 partite, un gol e 3 assist. Con Kozak si trova benissimo, io ci tengo a questo giocatore di 21 anni, salito di 2. Anche lui acquistato dall'Empoli a poco, secondo me è un ottimo giocatore. Questi sono tutti i vari giocatori, andiamo alle statistiche, vediamo magari uno per uno, cioè uno per uno, in generale più che altro quanti gol hanno fatto, ordiniamo per presenze, quindi maggiori presenze le ha avute Rajčević che però è in prestito, vabbè si vede nella sua squadra comunque gioca sempre titolare, ottimo perché comunque c'ha 24 anni, se mi arriva a 70 a fine stagione è una gran cosa, abbiamo un ATT poi magari anche da poter vendere se non lo vogliamo utilizzare, non male. Poi abbiamo fatto giocare praticamente sempre Martigno e Marrone, ma questi due sono giocatori da categoria, quindi per forza. Mikai, portiere titolare. Poi ci sta Sabelli che sulla destra lo faccio giocare sempre, ragazzi. Ha saltato quasi massimo 3-4 partite forse, ma neanche, forse 2 addirittura, non lo so. Però veramente lo sto facendo giocare tantissimo. Poi vabbè, Brienza lo devo gestire, ragazzi, c'ha 38 anni ma è favoloso. Poi c'è comunque Gionber titolare, Piu, Floro Flores, Kozak e così via.
Poi salendo un pochettino vediamo le reti, quindi ordinerei per le reti. Allora, il capocannoniere è Brienza. Kozak ha fatto molte meno partite, per quello ha dei gol in meno, ma se no a 10 10 reti ci arrivava a occhi chiusi. Poi abbiamo Rajcevic che ha fatto 4 gol, tra l'altro, però giocando titolare sono un po' pochini, no, direi in Serie B ci sta alla fine. In Serie B o ti fanno l'exploit o fanno massimo 7-8 gol a volte gli attaccanti. Marrone tutto sommato ci sta, Forest, Galano, dovremmo un po' aumentare la media gol dei nostri giocatori, però dai, accontentiamoci. Come assist, vabbè, anche come assist c'è sempre Brienza, però anche Kozak ne ha servite 5, perché lui gioca da sponda, cioè quando riceve palla poi fa inserire i vari giocatori, quindi ci sta. Reti inviolate, vabbè, alla fine interessano più il portiere, tutto sommato, infatti c'è Mikai, ma tutti i giocatori ci hanno 12 lì che hanno giocato in quelle partite, più di tanto non mi interessa. Ah, stesso qui fa vedere, quest'anno hanno aumentato qui, ok, la modifica, quello che è salito di più è Guidi, logicamente, Bani, Piu, De Luca, Improta, dai, ci siamo. Le finanze qui, vabbè, per età si può dividere, qui sono cose che poi io mi vedo con calma, mi gestisco con calma, non mi annoio. E ragazzi, dobbiamo decidere un po' come muoverci sul mercato. Io sinceramente dobbiamo sicuramente aspettare che ci arrivano poi offerte, se no con 500.000-600.000 di euro facciamo massimo un acquisto. Non è che possiamo poi stravolgere neanche più di tanto la squadra. Però io proverei magari a vendere, qualora arrivasse un'offerta, a Iocolano, se mi arriva un'offerta buona, logicamente, un Sissé, un Nenè. Questi sono giocatori che ormai avete capito li tengo un po' fuori dal progetto perché non mi piacciono in campo. Anche un Salzano potrei mandare via. E per il resto, vabbè, a parte Morleo che già sapete dall'inizio della stagione, dall'inizio della carriera allenatore che ho portato, il resto magari potrei mandare De Lucia in prestito se mi arriva qualche offerta. Dobbiamo vedere un pochettino. Per i rinnovi, ragazzi, ci siamo. Poi in linea generale questo modulo, ragazzi, non lo sto cambiando sinceramente perché mi sto trovando benissimo. Avete visto, i risultati arrivano. Ora ci vediamo anche le classifiche, la classifica anzi della Serie B. I risultati arrivano, perché devo andare a cambiare modulo? Neanche una sconfitta fino ad ora, ragazzi, anche simulando due o tre partite, mi sa due o tre, forse tre, fino ad ora, quindi tanta roba, ragazzi. 26 gol fatti ci stanno, secondo me solo 4 subiti, veramente stiamo facendo un cammino favoloso. Diciamo che a volte dobbiamo essere un po' più cinici davanti alla porta, ma io stesso, ecco la voce che se ne va, io stesso comunque cerco di migliorarmi. Stiamo giocando a leggenda già dall'inizio del gioco, quindi capite bene che non è semplice. I nostri diretti concorrenti per il momento sono la Spezia e la Cremonese, anche se la Spezia c'è una partita in più, anche Cittadella lì sto vedendo, probabilmente hanno giocato loro due, sì, c'è anche la Pro Vercelli e il Perugia, ok. Questi sono dettagli che ho aggiunto io così per allungare un po' il brodo. E quindi ci stiamo muovendo bene. Però guardate come sono vicine tutte le altre squadre. Tutto sommato, vedete il Pescara che è quarto, comunque è a 8 punti, che in Serie B sono nulla, ve lo posso assicurare. Quindi i playoff sono lì dietro l'angolo. Vediamo un po' che combiniamo. Io volevo andare un po' avanti, vabbè, la Coppa Italia avete visto un po'. Volevo vedere un po' in Serie A anche il campionato, così per divertirci. Però mi sa che non me lo fa vedere, no, solo playoff. Ah, forse devo andare da un'altra impostazione. Ecco qua, ragazzi, l'ho trovato. Praticamente la Juve è sempre straprima con 6 punti di vantaggio sull'Inter. Poi ci sta il Milan, addirittura la Lazio, la Roma e il Napoli. Napoli pensavo stesse un po' più avanti, però vabbè. Giù potrebbero scendere per il momento. Penso proprio che scenderanno queste: Benevento, Spal e Crotone. Quindi noi prenderemo il posto di una di queste tre nel caso, quindi sarebbe ottimo se riusciamo a salire, logicamente. Poi scendono Benevento, Spal e Crotone in Serie B e risalgono con noi, poi vedete. In questo caso, ma hanno anche una partita in più, vabbè, non si può dire, nel caso Bari, La Spezia e Cremonese, se proprio. Quindi ragazzi, diciamo episodio un po' magari meno corto, non lo so, degli altri, però vi dovevo fare questa review, per me è fondamentale. Dovete conoscere bene tutta la squadra, dovete conoscere bene come sta andando la stagione, i vari giocatori e tutto il resto, le classifiche, le statistiche. Boh, mi sentivo di portarvi, non lo so, un episodio del genere per aggiornarvi. Non so, magari a qualcuno non piacerà, a altri piacerà, non lo so.
Quindi ragazzi, direi che questo video può chiudersi qui, questo episodio finisce qui. Mi raccomando, tanti mi piace, tante iscrizioni e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi!